Si è svolto anche quest'anno, nel cuore del centro storico di Scalea, la quarta edizione del torneo della solidarietà, il cui ricavato è stato devoluto interamente all'AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Gli incontri si sono svolti nel corso di 4 serate, dal 16 al 19 dicembre, con l'adesione di ben 12 squadre, le quali hanno contribuito alla raccolta fondi. Per aumentare il ricavato è stato organizzato inoltre anche un'estrazione di 2 cesti natalizi. Tutte le squadre sono state premiate con targhe ricordo e gagliardetti. Il ricavato della manifestazione è stato di 700 euro, un risultato molto soddisfacente per gli organizzatori. Il presidente dell'associazione Ascalia Vecchia, Romano Lombardo, al termine del torneo ha ringraziato tutti i partecipanti, in particolare il presidente del Vespa Club Emanuele Di Vattimo per la sua collaborazione, Luca Perrone, Bartolo Latella, Francesco De Luca e tutti i ragazzi del suo staff. L'appuntamento al prossimo torneo della solidarietà è per l'anno prossimo, ma l'idea è quella di riprendere anche altre manifestazioni che purtroppo negli ultimi anni stanno scomparendo, come Upanni Santa Lucia. Romano Lombardo qui nel campetto di Scalea Vecchia per il quarto torneo della solidarietà. Allora, appunto è il quarto torneo, ma è il terzo che raccogliamo fondi per i ricercatori contro il cancro, quindi per l'AIRC. È una soddisfazione doppia farlo al centro storico, farlo al campetto a Scalea Vecchia, non perché di mia proprietà, ma perché ti dà proprio il gusto di fare le cose veramente col cuore, di fare le cose, come dire, perché ci immedesimiamo in quello poi che andiamo a fare, al bisogno che andiamo a sopperire. Quante squadre sono questa sera? Questa sera sono 4 squadre, sono 2 partite, la serata finale dove poi ci saranno i premiati, oltre all'estrazione dei 2 biglietti vincenti dei cesti natalizi. Offerti naturalmente, poi c'è da fare tanti ringraziamenti, a iniziare da chi ci ha offerto appunto i cesti natalizi, a Francesco De Luca, alla Tella che ci ha offerto le targhe, a un sacco di amici, al presidente del Vespa Club che ha collaborato con me all'organizzazione, è il secondo anno quindi all'organizzazione di questo torneo. Io dovrei ringraziare tutti, quelli che hanno dato tra virgolette tanto e chi ha contribuite anche a comprare solo un biglietto di 2 euro, perché abbiamo, come dicevo prima, venduto biglietti da 3-5 euro, fatto veramente euro 50 centesimi su 5, per quello è una cosa sentita, è una cosa, come dire, fatta veramente con passione. Questo campetto in terra battuta lo usano i ragazzi, chi lo utilizza? La soddisfazione è vedere tanti pomeriggi, vedere ragazzi veramente che non hanno la possibilità di andare a giocare da altre parti perché poi dovrebbero pagare, ma hanno a disposizione veramente come si usava una volta, no? Un campicil, quindi hanno a disposizione questo campetto dove possono venire a giocare, quindi è anche un luogo di ritrovo per alcuni ragazzi.